Consiglio Comunale di Taranto, tra i punti all'ordine del giorno il bilancio di previsione. Siamo con l'avvocato Gina Lupo, consigliere comunale di Taranto. Come gruppo Puglia Popolare avete votato sì, avete espresso parere favorevole al bilancio di previsione. Cosa vi ha particolarmente interessato e resi appunto favorevoli a tale provvedimento? Questo forse è il mio 14°-15° bilancio. Abbiamo riscontrato una regolarità tecnica, quindi una parità di conti, di partite di conti. Ci sono alcuni punti che sono stati comunque all'oggetto delle nostre attenzioni da un punto di vista critico, in quanto gli stessi revisori avevano attenzionato un pochino qualche punto. C'è del resto l'incognita della pandemia. La pandemia è qualcosa che sta incidendo sull'economia e quindi anche questo bilancio doveva tener conto e deve tener conto di quelle che potrebbero essere i risultati di questo Covid che sta sfiancando comunque tutte le forze produttive della città. E quindi è un programma ambizioso, è un programma che vuole rilanciare la città più o meno in linea con quello che è accaduto negli altri anni. Non abbiamo avuto esitazione a dare il nostro voto favorevole, come sempre accaduto sin dal 2017 all'amministrazione Melucci.